è crollato nuovamente lo spread, che vuol dire soldi in tasca alle famiglie italiane. Questo è una cosa che non può andare in secondo piano rispetto alle polemiche dei partiti. Quindi dico a tutti, unità avanti e tentiamo di vincere, e io non faccio il commentatore degli altri leader. Arrivederci. Qualcosa sull'Umbria, segretario, qualcosa sull'Umbria. L'altra volta, cioè ieri ci avrei No, potuto interrompere. com'era la torta al testo almeno? Era ottima, come è ottima questa regione, che è un patrimonio italiano di bellezza, di orizzonti, di storia, di cultura, di buon cibo, e che dovete difendere. Io dico agli umbri, difendete l'Umbria dalla cattiva politica che per vendetta vuole mettere le mani su questa bellissima terra. E invece questo immenso patrimonio umbro con Bianconi può risorgere e continuare a dare il contributo che deve dare a questo nostro grande paese che è l'Italia. C'era una situazione difficile, ma Bianconi ha cambiato tutto, perché è una persona che viene dalla società civile, un imprenditore umbro, una persona per bene, un uomo che ha anche molte capacità di autonomia e di indipendenza, e non è un burattino in mano a chi da Roma muove le pedine. Dico io questa volta l'Umbria agli umbri, e non fatevi prendere in giro. Però Salvini, Grazie. C'è la sensazione che vi siate mossi un po' troppo tardi in questa quando Salvini campagna? riempie le piazze, voi forse un po' meno, questo No, preoccupa. questi, non mi provochi, perché qui c'è uno slogan che ha fatto la storia della democrazia italiana: Cioè piazze quale? piene, urne vuote. No, io penso che invece qui gli umbri hanno avuto la grande intelligenza di unirsi per amore dell'Umbria rispetto a posizioni differenti. Noi non possiamo criticare quando le forze politiche sono divise e litigano, e non apprezzare quando trovano degli accordi e fanno un passo in avanti. Qui c'era il rischio di regalare questa regione a chi non se la merita, a chi all'Umbria non vuole bene. C'è solo una cosa che Salvini ha lasciato in eredità agli umbri: 23 miliardi di euro di debiti da pagare, e un paese distrutto dall'odio. Questo dovrà pesare nello scontro elettorale. Grazie. La pasta al dente. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, andiamo. Aspetta che lo dice sta strada. Bene, tutti.